Salve signora, si accomodi pure. Ora leggiamo un attimo la sua scheda. Noi, se non sbaglio, ci eravamo già visti, vero? Allora, esattamente un anno fa. Ok. Beh, la situazione non era preoccupante. C'erano soltanto piccoli arrossamenti. Bene, bene. Quindi è venuta a fare controllo, insomma, annuale. Ok. Direi che possiamo procedere a questo punto. Allora, mettiamo via la scheda. Divarichi pure, divarichi. Ecco, un po' di più, un po' di più. Ok, ok. Qui la situazione si è fatta un pochino folta, diciamo. Qui faccio un po' fatica a farmi strada, però, eh. L'anno scorso forse non era in queste condizioni. Allora, occorre dare un pochino... Forse una sforbiciatina. Vediamo. Allora. Ecco qua. Così ci facciamo un pochino largo, altrimenti non vedo nulla. Un'altra piccola sforbiciatina, eccoci qua, ecco qua, ultimo peletto, perfetto. Riponiamo le forbici. Dunque, vediamo. Qui il motore mi sembra un pochino usurato, eh. Lo abbiamo utilizzato molto nell'ultimo anno, vedo. Però prima di procedere mi metto i guanti. Andiamo a dare un'occhiatina qua sotto. Allora. Dunque. Qui la situazione non mi piace però, eh. Vedo che la batteria ha rilasciato un po' di acido e quindi sta corrodendo un pochino tutta quanta la batteria e questa non è una cosa buona. Devo dire che questo, come ce l'ho preannunciato prima, è il sintomo di un forte utilizzo del motore, quindi ecco, io direi che sarebbe più appropriato una, come dire, un'attività meno logorante. Ecco, facciamo un po' attenzione, magari mettiamo anche della crema, soprattutto dopo molti chilometri. Poi vediamo un attimo, diamo un'occhiata anche qua sotto. E anche lo spinterogeno in effetti credo che sia da cambiare. Lì forse occorre proprio un intervento.
Però nulla di particolarmente invasivo, insomma. Magari lì potremmo fare una piccola operazione, però ripeto, nulla di preoccupante. Ok, vediamo anche da questa parte. Qui è tutto a posto. Sì. Ok, diciamo che l'operazione non è una cosa urgente, quindi poi ci possiamo vedere anche magari fra un anno, rivedere un pochino la situazione, le darò una piccola cura con creme e pasticche, quindi vediamo un po' se la situazione dopo un anno, magari con questa cura, è un pochino migliorata, vediamo se ci sarà la necessità di andare in sala operatoria. Io mi auguro di no, ecco, quindi sono fiducioso che magari riusciamo a sistemare tutto con questa piccola cura. Ripeto, non è nulla di invasivo, però sarebbe il caso, insomma, di intervenire e diciamo andare a prevenire un possibile peggioramento. Per quanto riguarda il motore, anche lì, signora, sta un pochino a suo buon cuore, ecco, andare a fare un utilizzo, ripeto, meno invasivo, ecco, dello strumento e del motore. Però ecco, anche lì le prescriverò una crema ad hoc, una nuova crema che fa miracoli e quindi evita particolari fastidiosi e arrossamenti. Detto questo, quindi direi che possiamo ecco, poi rivederci e prendere già un appuntamento tra un anno. Ora andrò a prescriverle la cura che le accennavo. Mi tolgo un attimo i guanti. Allora, la crema, mi raccomando, ogni sera e dopo aver fatto più di 10 km al giorno. Naturalmente prima di mettere la crema facciamo delle puntuali abluzioni, d'accordo? Sapone neutro, ok? Per quanto riguarda le pasticche, me ne deve prendere una a digiuno la mattina prima di fare colazione e un'altra la sera prima di cena. Qui sotto, così prego, prego. Così naturalmente li mi conoscono, sono degli amici. Può dire insomma che può fare anche l'occhiolino senza farle vedere la ricetta. Insomma, quindi se magari si dovesse imbarazzare a chiedere queste cose che le ho prescritto, però insomma, giusto se dovesse avere qualche imbarazzo. Non abbia timore, insomma, sono
Sono una farmacia di simpatici burloni, quindi a loro la battuta piace, però ecco, non si faccia irritare magari da sorrisi, sorrisetti, battutine, lo fanno giusto per gioco, insomma, non sono cattivi. Ok. Lo so. Sì. Il mondo va così, signora, il mondo va così. Allora, signora Gertrude, direi che per il momento abbiamo fatto. Mi stia bene, si prenda cura di sé. D'accordo? E ci vediamo tra un anno. Ok. È stato un enorme piacere. Alla prossima.